Dario De Toffoli, esperto di giochi. Mi diverto a giocare, diciamo. Ecco, fondatore di Studio Giochi e anche organizzatore del campionato italiano di calcolo mentale. Cosa ti ha portato qui alla Fabbrica della Scienza? Beh, diciamo che è una ricaduta proprio del calcolo mentale che ho avuto il piacere di introdurre in Italia. L'ultimo anno c'è stato un bel campionato italiano e qui, che è una struttura aperta, interessata, hanno qualche seme ha germogliato e praticamente adesso ci troveremo con tutti i finalisti che sono venuti dal Triveneto. E così ce la racconteremo un po' su com'è nato e del perché e del per come. E questo mi fa particolarmente piacere, perché secondo me col calcolo mentale, insomma, quello che io vorrei, anelerei a fare è a dare una mano a insegnare a pensare, ad avere pensiero laterale, insomma, apertura di cervello. E quindi avere un'istituzione così interessante, perché è piena di esperimenti, di esperienze proprio molto interessanti, soprattutto per le scuole, eccetera, che subito ha colto, diciamo, il messaggio nostro del calcolo come gioco del pensiero. Insomma, mi fa molto piacere, insomma, quindi mi pare che ci sia una certa affinità e speriamo che i semi germoglino. Hanno dato anche l'occasione di presentare la tua ultima fatica? Sì, che è questo libro, cioè il grande libro del calcolo veloce e mentale, perché negli ultimi anni abbiamo organizzato tornei e campionati di calcolo mentale, mi sono accorto che non esisteva un testo serio e nello stesso tempo accattivante, e non esisteva a livello internazionale, e allora ho detto: va bene, scriviamolo. E così l'ho scritto, è stato un lavoraccio perché sono 500 pagine, però adesso è uscito in due edizioni, una riservata alle scuole, edita direttamente da Kangaroo, e una da Mondadori, che si trova nelle librerie, insomma, e nei canali online. Okay. E uno degli argomenti di oggi sarà anche il calcolo riferito al gioco del poker. Beh sì, sostanzialmente, ecco, lui mi ha anticipato, ma vediamo se ci sarà occasione. Io pensavo di proporre a questi giocatori del calcolo qualcosa che non c'è nel libro, e quindi dargli qualcosa di nuovo per mantenerli sempre con un po' di stimolo. E siccome io gioco a poker, che non è un gioco d'azzardo assolutamente, è un gioco matematico, a base matematica oltre che psicologica, si può fare qualche quizzetto e capire un pochettino, voglio sondarli un po' come reagiscono, vediamo se ci sarà l'occasione.